Telespettatori italiani, buongiorno. Stadio Comunale di Torino è il terzultimo appuntamento del nostro girone di qualificazione per i mondiali di Argentina. Ancora tre partite, tutte e tre vedranno impegnate l'Italia, che in poco più di un mese dovrà vedersela con i tre avversari dello stesso girone. Oggi la Finlandia a Torino, il 16 novembre l'Inghilterra a Londra, il 3 dicembre il Lussemburgo a Roma. La situazione è nettamente favorevole in questo momento per la auspicata qualificazione degli azzurri. Tuttavia ogni ragionamento futuro vale soltanto in caso di vittoria odierna. Altrimenti le cose, fin qui guidate con favore dalla buona sorte e dal valore degli azzurri, verrebbero improvvisamente a complicarsi. È per questo che 75.000 spettatori gremiscono lo Stadio Comunale di Torino per incoraggiare gli azzurri verso questo terzultimo impegno, ancora una volta decisivo, verso la nostra partecipazione al girone finale dei mondiali nel giugno prossimo in Argentina. L'incasso è di oltre 211 milioni. Lo stadio torinese è completo. La trasmissione, per concessione della Federazione Calcio, viene irradiata anche nella zona di Torino. La Federcalcio è al completo. È giunto all'ultimo momento anche il presidente Carraro, il quale era rimasto a Roma accanto alla signora perché proprio ieri è diventato papà. Speriamo che il nuovo arrivato in casa Carraro sia anche di buon auspicio per la nazionale. Squadre schierate al centro del campo, formazioni confermate. L'unico dubbio, come sapete, nella nostra squadra era quello di Causio, che ha provato ieri. Favorevole la prova, Causio è in campo e Claudio Sala in panchina. Ecco l'inno nazionale finlandese, eseguito dalla banda dei carabinieri della Legione di Torino. Agli ordini di una terna arbitrale bulgara, il cui direttore di gara si chiama Doudine, ultimi preparativi per la partita Italia-Finlandia. La formazione. L'Italia gioca con Zoff, Tardelli, Gentile, Benetti, Mozzini, Facchetti, Causio, Zaccarelli, Graziani, Antonioni, Bettega. In panchina Castellini, Cucureddu, Capello, Claudio Sala e Pulici. Causio e Claudio Sala hanno un poco diviso in questa ora che ha preceduto l'incontro, l'ingresso in campo delle squadre, le tifoserie sugli spalti. In particolare nella curva Granata si è insistito e parecchio nell'invocare il nome di Sala. Adesso, per fortuna, che le ostilità stanno per iniziare, dal grido di Sala dei torinesi e di Causio degli juventini esce soltanto il grido d'Italia. Speriamo che continui per tutta la gara. La formazione degli ospiti finnici è Enkelman in porta, libero è Mäkinen con il numero 4, i tre difensori estremi sono Suomalainen a destra con il numero 2, Vitila e lo stopper con il numero 3, Ranta, il terzino d'ala sinistra, con il numero 5. Manca il regista della squadra in settore difensivo, che è Tolsa, e professionista, non ha avuto il permesso di raggiungere i suoi compagni dilettanti per questo incontro internazionale.
Però c'è Jan Tunen, numero 6, professionista anche lui in Spagna, che ha avuto il permesso. E il mediano schierato sulla destra a centrocampo. Con un ruolo praticamente di centromediano metodista c'è Aschivi con il numero 7 e mediano sinistro è Iskanen con il numero 10. È uno biondo che preferisce sempre spostarsi in avanti, è quello che mise un po' nei guai la difesa inglese nella partita che i finlandesi hanno perso con molto onore a Londra per 2-1. Le tre punte sono Suonen con il numero 9 sulla destra, Toivola con il numero 8 al centro, che dicono giochi piuttosto arretrato, e Patelainen con il numero 11 a sinistra. In panchina sono Alaia, Eikkinen, Vaitinen, Narva e Rissanen. Grande rispetto e stima per gli avversari finlandesi che, ricordiamo, ci imposero uno 0-0 anche benevolo per noi a Roma nell'incontro allora di qualificazione per gli europei, era il 1975. Ricordiamo anche la difficoltà con cui ci imponemmo sempre in quel torneo per il campionato d'Europa ad Helsinki per 1-0 con un calcio di rigore realizzato da Chinaglia. Della bella partita disputata dai finnici a Londra vi ho già detto, serve oggi innanzitutto la vittoria e possibilmente una vittoria con un buon margine. Infatti è presumibile che Italia e Inghilterra si presentino poi alla fine del girone con gli stessi punti e in quel momento varrà la differenza gol. Iniziata la partita con questo lancio di Aschivi, colpo di testa di Facchetti, lo stop di Antognoni. Fermato Antognoni da un intervento irregolare di Patelainen, c'è un calcio di punizione in favore della nostra squadra. L'ha battuto Facchetti e vediamo Benetti e poi Gentile. Sfiora la palla Suomalainen e la ferma poi mettendola a terra. C'è un passaggio arretrato piuttosto forte di Aschivi al portiere Enkelman, che ha toccato il suo primo pallone. Vediamo in avanti Vitila. Ecco Suomalainen. Il suo intervento a seguire è stato fermato dal colpo di testa di Tardelli. Ecco poi Zaccarelli. Si impegna in un dribbling, sposta il pallone al centro e poi Tardelli lo porta in avanti. Sulla sua sinistra galoppa Gentile, ecco il lancio per Gentile. Il cross di Gentile, sfiora la palla bettega Benetti. Ha tentato il pallone in area Benetti, respinta della difesa, alza Zaccarelli il pallone, bettega ancora per Benetti. Filtra Benetti. Deviazione da parte di Vitila e calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo della gara in favore degli azzurri al secondo minuto di gioco. Dalla bandierina Antognoni. Disimpegno con leggera deviazione con la mano da parte di Ranta, con un pallone lunghissimo che accorre addirittura Zoffi a mantenere in campo. Poi Zaccarelli a Facchetti. Tutta la squadra finlandese raccolta nella propria metà campo. Causio. Fermato Causio. Gentile riconquista il pallone. Mozzini. Perduto il passaggio in avanti. Recupera ancora Bettega nel tackle con Suomalainen. E poi disimpegno in falo laterale da parte di Mäkinen. Rimessa in gioco di Gentile, Antognoni, Zaccarelli, Bettega, palla fuori aria, ancora in avanti per Zaccarelli, Graziani, Bettega, tiro di Bettega, sfiora il palo destro. Prontissimo il tiro di Bettega. All'azione avevano partecipato Benetti, Graziani. Tiro di Bettega, sfiorato il palo destro della porta finlandese. Tiro di Bettega al terzo minuto del primo tempo. In avanti Ranta, poi ha mandato fuori il pallone Mozzini, ma ha toccato per ultimo Toivola.
rimessa in gioco è azzurra, Causio, Zaccarelli, Causio, fallo su Causio, è stato commesso da Ranta, calcio di punizione in favore della nostra squadra. Accanto al pallone vediamo Causio, poco più indietro Antognoni. Poi sempre appostati per il tiro ci sono Zaccarelli e Benetti. Ecco il pallone in aria, qua Bettega, traversone di Bettega, esce il portiere e para sull'accorrere di Graziani. Questi è Aschivi, Antognoni, prosegue l'azione Patelainen, servizio indietro per il libero Mäkinen, anticipo di Tardelli, Causio fa proseguire Zaccarelli, lancio per Graziani. Non aggancia Graziani, un prezioso servizio di Zaccarelli. Al disimpegno per la squadra finlandese partecipa adesso Suomalainen. Poi Aschivi. Zaccarelli. Ha fermato Heiskanen, che sebbene giochi a tre quarti campo nella sua squadra deve essere considerata la punta sempre più pericolosa della squadra finlandese. Mäkinen su rilancio accorre Facchetti, colpisce la palla con la mano Patelainen, gioco fermo e calcio di punizione in favore della squadra italiana. Facchetti sul pallone, Graziani ha recuperato un buon pallone, servizio per Gentile, glielo toglie e causa una rimessa per faro laterale proprio all'altezza della bandierina, ma l'arbitro aveva precedentemente fermato il gioco, l'intervento era in gioco pericoloso da parte di Gentile. Sono stati giocati 6 minuti e mezzo, il punteggio è 0-0. Toivola fermato da Tardelli e Benetti, Zaccarelli, Tardelli, lunghissimo passaggio indietro da parte di Ranta e calcio d'angolo, il secondo per la squadra italiana. I finlandesi sostituiscono già un uomo, esce Suomalainen. Evidentemente era entrato in campo in incerte condizioni e al suo posto gioca Väitänen. Con il numero 14 ha sostituito Suomalainen con il numero 2. Antognoni, Graziani, c'era Benetti spiazzato solo davanti alla porta. Purtroppo Graziani non ha calibrato bene il suo tentativo di servire al centro. Palla colpita con l'interno del piede. Azione preziosa sfumata all'ottavo minuto del primo tempo con le squadre sullo 0-0. Ecco il nuovo arrivato Väitänen che tocca il suo primo pallone. Aschivi sulla destra è stato sostituito da Vitila, il cross deviato in faro laterale da Facchetti.
Zaccarelli in tuffo ha liberato, Bettegas schiaccia sulla sinistra per Gentile, mentre si libera Antonioni a grandi falcate sulla sinistra, palla a spiovere in area per Antonioni, Bettega, grande parata sui piedi di Bettega del portiere Henkelmann, che poi si tuffa e va anche a neutralizzare il possibile secondo tentativo di Causio. Risponde con Eiskanen la Finlandia, ribatte Tardelli sul pallone destinato a Patelainen, Causio, Antonioni, recupera ancora la palla Causio, servizio per Gentile, Antonioni fermato al limite dell'area, Antonioni non riesce a filtrare per il tiro, esce fuori Mäkinen il libero, Patelainen il capitano, Ranta, Haeskivi, Antonioni, Bettega, di nuovo in avanti i nostri, Antonioni, Graziani, ribattuto il suo primo tiro, palla ancora Graziani, al centro per Benetti, libera Mäkinen, riprende Gentile, prosegue l'azione, Causio sulla sinistra, mette al centro un bel pallone Causio, parata di Henkelmann in uscita. E il rinvio di Henkelmann va fuori, la Finlandia, vedete, in questa fase iniziale si preoccupa unicamente di neutralizzare i tentativi azzurri, Bettega, sbilanciato Bettega, non riesce a servire Benetti che si era liberato un paio di metri sulla destra, perduta questa occasione, viene in avanti con Mozzini il centravanti Suhonen. Poi ecco ancora Jantunen, ferma Benetti, Causio, Causio, si libera bene ma tira male Causio, sparando alto dal limite dell'area. Rinvio del portiere, il colpo di testa è stato di Antonioni, la palla è ai finnici con Vitila, Ranta che non riesce ad agganciare un pallone, rimessa in gioco di Causio, questo non gioco dei finlandesi, finisce per danneggiare anche i nostri giocatori che debbono ad ogni costo cucire le trame per portarsi in zona tiro. C'è stato un fallo su Tardelli e la causa di questo calcio di punizione ancora sta per battere Causio. Dodicesimo minuto del primo tempo. Ha tirato Antonioni. C'è molto nervosismo in campo, Antonioni stava per tirare Causio, poi i due stavano per tirare tutti e due insieme, poi ha tirato Antonioni alto e sul fondo, tredicesimo minuto del primo tempo, 0-0 fra Italia e Finlandia. Colpo di testa di Zaccarelli, Causio, ancora Zaccarelli, Bettega, Antonioni, in scivolata Mäkinen con un buon intervento è riuscita a evitare che gli azzurri lanciassero Graziani. Sul tentativo di Suonen è andato a chiudere Facchetti. Causio.
su Bettega, ha rinviato Vitila, riprende però Benetti, Causio, Tardelli, fermato Tardelli, prosegue Gentile, suo questo cross, colpo di testa fuori aria di Vitila, palla a terra da parte di Patelainen, disimpegno anche abbastanza elegante, però poi la rovesciata del finlandese Aschivi consente questo cross di Antognoni. Mentre è rimasto a terra Bettega, Benetti, Zaccarelli, a fondo di Zaccarelli, non riesce il suo cross, deviazione da parte di Ranta, mentre Bettega si è rialzato ma appare dolorante. Incidente a Bettega al quarto d'ora di gioco, mentre si sta per battere il terzo calcio d'angolo in favore della squadra italiana. Avete notato che il gioco si è svolto completamente nella metà campo dei finlandesi, i quali fino a questo momento non hanno fatto altro che controllare strettamente uomo su uomo, mantenere più a lungo possibile il pallone, togliere insomma l'iniziativa alla squadra azzurra. Buona volontà da parte dei nostri, ancora però non si è visto il gioco in profondità che assolutamente bisogna trovare per sfondare la difesa dei finnici. Terzo calcio d'angolo, sta per batterlo Causio. Tardelli si controlla un pallone con il petto, poi tira però in mezza rovesciata di sinistro molto alto sulla traversa. Tiro di Tardelli al quarto d'ora. Rilancio di Facchetti, Graziani, Zaccarelli, spallata su Eiskanen, calcio di punizione in favore della Finlandia, il primo della partita, con palla a terra Jantunen verso Vitila, poi tenta il tiro Ranta con palla molto lontana dalla porta di Zoff, è il primo tiro in porta dei finlandesi. Intanto Bettega ha ripreso regolarmente il suo posto, lo vediamo muoversi con disinvoltura, mentre Antognoni risupera ancora la metà campo in questo ennesimo tentativo di attacco. Il lancio è su Graziani che si sposta sulla sinistra. Riesce a mettere al centro un bel pallone Graziani, Bettega! Anche Bettega, come prima Tardelli, si libera bene, controlla bene col petto, ma poi di sinistro e da buonissima posizione spara sul fondo. Vediamo in azione Mäkinen, poi Aschivi con il lancio per Patelainen controllato da Tardelli. Causio retrocede in difesa, controlla un pallone, lo serve a Benetti. Benetti però serve Patelainen nel tentativo di ritornare la palla a Causio che intanto si era spostato in avanti. Su Patelainen arriva Tardelli e mette fuori. Gioco di Toivola con Antognoni di testa fuori area, colpo di testa di Ranta, al limite dell'area esce fuori Benetti che libera bene su Gentile e il nostro terzino imbastisce ancora un'azione sulla sinistra trovando l'appoggio poi su Benetti. Il lancio di Benetti ad Antognoni, Antognoni
il suo cross, colpo di testa di Graziani, Causio, Zaccarelli, Bettega, anticipo su Bettega, forse in gioco pericoloso da parte di Suonen, Benetti, apertura verso Graziani che scatta, va a mantenere la palla in campo, però non salta il suo difensore e quindi non può effettuare il cross. Patelainen va a raddoppiare la guardia di Tardelli, Mozzini, fermati i finlandesi, rimessa in gioco di Eiskanen. Toivola, Mozzini, fallo di Toivola su Mozzini, battuta già la punizione. Tardelli ad Antognoni, lunghissimo il lancio di Antognoni che libera Gentile sulla sinistra, accorre anche Mäkinen che è in vantaggio, non rischia il tackle Mäkinen, fallo laterale, rimessa in gioco di Gentile a Causio, lancio di Causio a Gentile, spiove il cross di Gentile, Zaccarelli fermato con il petto, il cross di Zaccarelli da Pitila, ed ecco un contropiede con qualche pericolosità da parte di Patelainen che però ha perso tempo, la nostra difesa si è schierata di nuovo, questi è Iskanen al volo, Tardelli, Causio, i tifosi torinesi presenti, torinesi di simpatia granata, non hanno perdonato a Causio di occupare il suo posto in squadra. Pitila, Vaitinen vince il tackle con Benetti, chiama in avanti Ranta, Eiskanen su Tardelli, va in tackle Patelainen che vince poi il secondo colpo di testa, ma si perde la palla poi in una zona morta, Tardelli a Gentile, mentre adesso è Zaccarelli nei pressi della nostra area di rigore che appare contuso, si rialza anche se corre a fatica. Graziani indietro ad Antognoni, Causio, palla al centro di Causio e Vaitinen con molto coraggio anticipa Bettega e alza sulla sua porta, sulla sua traversa il pallone, calcio d'angolo per noi, è il quarto al 22esimo minuto del primo tempo, il punteggio è 0-0. Di Causio il tiro dalla bandierina, Tardelli, tiro di Tardelli, la palla colpisce forse inavvertitamente Mäkinen e termina ancora in calcio d'angolo. Questa volta alla bandierina va Antognoni. Vincono sempre i difensori finlandesi, Causio, Mozzini, la palla di nuovo ad Antognoni che effettua un altro cross e ancora una volta Vaitinen, precedendo Graziani, adesso mette il calcio d'angolo per il sesto tiro dalla bandierina in nostro favore. È la classica fisionomia delle partite d'attacco, una serie di calci d'angolo, per ora azioni pericolose, palle gol una soltanto. Gentile, tira Gentile, era Benetti sulla traiettoria, il tiro era molto forte, Benetti si è scansato pensando che la palla fosse diretta nello specchio della porta. D'altra parte sarebbe stato difficilissimo per il nostro mediano tentare una deviazione utile. Sul rilancio non aggancia per nostra fortuna Pitila, riprende Gentile, Zaccarelli, Facchetti,
Rilancio di Facchetti, tocca Graziani, palla molto alta, riesce appena a toccare Graziani, mentre Bettega è uscito dal campo per farsi massaggiare. È una fase in cui la nostra squadra gioca in 10 uomini, è uscito Bettega, attorno al quale vediamo il dottor Vecchiette, i massaggiatori Tresoldi della casa. Recupera una palla Causio, la difende con una presa di lotta libera, lo mette a terra a Schivi, riprende la palla Antonioni che va via con un bel dribbling, apre poi su Benetti, troppo lateralmente, Benetti cambia direzione, va a prendere la palla, chiama in avanti Tardelli, cross di Tardelli, libera il gigantesco Mäkinen, recupera ancora Tardelli, stop di Zaccarelli, in verticale verso Causio, subito al centro Causio, Graziani, Antonioni, respinto il tiro di Antonioni da Schivi, ancora Causio, tiro di Causio, parata a terra di Enkelman. Lunga azione azzurra, conclusa poi con il tiro di Causio, mentre Bettega rientra in campo con una cavigliera sulla gamba sinistra. Eiskanen, colpo di testa di Mozzini, ben piazzato, poi entra in gioco pericoloso, non rilevato, si trattava di Askivi, l'apertura verso Suonen non riesce, anche perché Suonen non aggancia la palla, rimessa in gioco degli azzurri con Gentile che riviene ancora in avanti, galoppata di Gentile, servizio per Bettega, Zaccarelli, tiro di Zaccarelli sul fondo. Tiro di Zaccarelli, è il 25esimo minuto del primo tempo, 0-0. Riprende Tardelli, apertura subito su Causio. Causio era scivolato ma era riuscito a riprendere il possesso della palla, Ranta lo ha messo a terra, il calcio di punizione è in favore della nostra squadra. Ripetiamo, l'arbitro è bulgaro, è il signor Doudine. Causio e Tardelli dopo lo scambio, cross di Causio, colpo di testa di Mozzini, Antonioni, entra su Antonioni, in gioco pericoloso Eiskanen, calcio di punizione indiretto in favore della squadra italiana. Bettega, dopo la lunga esitazione di Causio, Tardelli, nuovo cross di Tardelli, Gentile dopo la deviazione di un difensore, tiro bellissimo di Zaccarelli, perfino con una deviazione di Vitila giunge fra le braccia di Enkelman, è un'azione che rivediamo. Guardate, prontissimo il tiro al volo di Zaccarelli, c'è una deviazione ma la palla giunge fra le braccia di Enkelman. Fermato il tentativo di contrattacco finnico, ecco che viene in avanti Benetti, Bettega, Zaccarelli, tiro di Zaccarelli da fuori area, è l'unico che cerca di sveltire almeno il gioco al limite dell'area, con due bei tiri ha impegnato il portiere Enkelman, quale se l'è cavata perché i tiri erano forti ma centrali. Fallo di Benetti su Eiskanen, calcio di punizione in favore della squadra finlandese.
Siamo alla mezz'ora del primo tempo e il 28esimo minuto, per la precisione, 0-0 fra Italia e Finlandia. Di Mäkinen. Il colpo di testa è stato di Patelain. Zaccarelli, rinvio su Causio. Stop di Causio. Lancio per Tardelli. Causio. Bellissimo il gol di Bettega. Bettega in tuffo. 1-0. Scardinata finalmente la difesa dei finlandesi. Con questa azione che rivediamo, l'aveva iniziata Causio, la continua Tardelli, riprende ancora Causio e sul cross, guardate il bellissimo tuffo di testa di Bettega che anticipa il libero e manda la palla imprendibile proprio nell'angolo alla destra del portiere Enkelman. Ha segnato Bettega al 29esimo del primo tempo. Gol veramente bello, è un lampo di luce che accende una partita finora piuttosto grigia. Il merito del gol è naturalmente di Bettega con il suo bellissimo tuffo in avanti, ma ricordiamo anche Causio e Tardelli che hanno preparato l'azione. Un bel triangolo che taglia Benetti, poi ecco Väitänen, Facchetti, porta fuori il pallone dall'area, lo rilancia lungo dove c'è solo Graziani, è in lotta con Mäkinen che serve il lontano portiere. Stop di Causio. Benetti, Causio, Benetti, Bettega, Antognoni è fuori, peccato. La finta di Bettega ha tratto in inganno anche Antognoni che è partito con un attimo di ritardo sul passaggio in profondità del compagno e si è perduta la possibilità di andare a concludere con un tiro un'altra azione. È il 31esimo minuto, siamo in vantaggio per 1-0. Il gol è stato di Bettega con uno splendido tuffo di testa al 29esimo. Dopo il lungo dialogo fra i difensori, ecco il servizio in avanti, è stato di Heiskanen, rilancia Facchetti, sfiora la palla Bettega, la riprende Graziani, non riesce a superare Vitila, ma Bettega, Mozzini, Gentile, Mozzini, Antognoni, Benetti, Gentile, riconquista la palla ancora Benetti in scivolata, lotta bene Vitila, vediamo avanzare Jantunen, Patelainen, fermato molto bene da Facchetti, rilancio per Antognoni, Bettega, Causio, va al tiro Causio, tiro diagonale di Causio che sfiora il palo lontano della porta finlandese.
Gentile Antonioni, il passaggio di ritorno di Antonioni è corto, recupera bene Zaccarelli, serve all'indietro Gentile, a terra Zaccarelli, lancio a Bettega, apertura di Bettega per Tardelli, Benetti a Causio, cross di Causio, McKinnon altissimo libera nella sua area, poi c'è un intervento irregolare di Causio, calcio di punizione in favore dei finlandesi, mentre è ancora a terra Zaccarelli. Ecco, vedete il professor Vecchietti sulla destra, i due nostri massaggiatori, Resoldi e Della Casa, Zaccarelli a terra poco più di 10 minuti alla fine del primo tempo, l'Italia conduce per 1-0 sulla Finlandia. Zaccarelli si era infortunato riconquistando con puntiglio un pallone che sembrava perduto per la nostra squadra. Hanno battuto il calcio di punizione per il fallo subito da Ranta da parte di Causio, i finlandesi che controllano ancora la palla al limite del loro schieramento, ed ecco il lancio in avanti di McKinnon, raggiunge Facchetti al limite della nostra area, il nostro capitano, a terra verso Gentile, Antonioni, un passaggio ancora indietro di testa che serve inavvertitamente un avversario, questa volta si trattava di Jantunen. Benetti cercava di andarsene, Toivola, fallo di Benetti su Toivola e calcio di punizione in favore della Finlandia. Abbiamo visto un tiro che stava prima per effettuare Toivola e glielo ha impedito Zaccarelli, poi ha tirato Vipila e c'è stato un colpo di testa di Mozzini in calcio d'angolo del primo tiro dalla bandierina in favore dei finlandesi. Ancora Zaccarelli che rinvia, poi c'è il colpo di testa di McKinnon, è il libero della squadra finlandese, imbattibile nei colpi di testa. Parata senza difficoltà di Zoff e rimessa in gioco dopo il fallo laterale causato da Heiskanen da parte di Gentile. Antonioni. Lunghissimo il lancio di Antonioni che va a pescare con un passaggio millimetrico Causio. Scatto di Causio, Tardelli, c'era stato il fallo su Causio, battuto il calcio di punizione, scambio con Tardelli, è un'azione simile a quella che ha procurato il gol, stava per tirare Graziani, Benetti in area, deviazione da parte di Vitila ed è calcio d'angolo. Calcio d'angolo di Antonioni, ha tirato basso Antonioni, poi c'è stato un passaggio indietro di Aschivi al portiere, stava per intervenire Graziani, l'arbitro ha fischiato il fallo sul portiere, i finlandesi hanno battuto questo calcio di punizione e con scambio la palla è tornata ad Enkelman. Ed è il 38esimo del primo tempo, 1-0 per noi. Bello stacco di Mozzini, Graziani, Antonioni, rovesciata di Graziani che va a pescare bene Gentile. Gentile avanza da solo, tiro, parata in calcio d'angolo di Enkelman.
Ricordiamo che Gentile ha segnato il primo dei nostri gol ad Helsinki nella partita di andata. Battuto velocemente il calcio d'angolo. Ecco il cross di Causio. Colpo di testa di Bettega che raddoppia. 2-0, Bettega raddoppiato. Trentanovesimo minuto, Bettega 2-0. Rivediamo il calcio d'angolo, il cross di Causio. Bettega è lasciato libero al vertice dell'area piccola, non si lascia naturalmente sfuggire l'occasione e manda il pallone ancora una volta di testa in fondo alla porta finlandese. Doppietta di Bettega, 2-0 per gli azzurri, mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Tardelli va a controllare Toivola, rimane la palla ai finlandesi. In aiuto di Tardelli è andato Zaccarelli, ma poi c'è Benetti che lotta con Patelainen. Rinvio sul pallone conteso con successo da Benetti da parte di Tardelli. Vediamo in azione Vaitinen, ha sostituito Suomalainen dopo 2 minuti di gioco. Il lancio di Aschivi, Tardelli e Patelainen, la rimessa in gioco è finlandese, va ad effettuarla Suonen. La controlla Antognoni, va fuori il pallone nel tackle, è proprio Eiskanen a consegnare la palla ad Antognoni, riconoscendo che ha toccato per ultimo. Inquadratura piuttosto mesta, ma non troppo, della panchina finlandese. Aschivi, il cross di Eiskanen, Zoff è intervenuto di pugno su Patelainen, Gentile mette fuori in palo laterale non riuscendo a liberarsi per il rinvio, evitando comunque il calcio d'angolo. La rimessa in gioco di Suonen. E c'è una parata di Zoff sul colpo di testa di Patelainen, mentre la nostra difesa aveva lasciato filtrare un pericolosissimo pallone proprio davanti a Zoff. Zaccarelli, pronto il lancio su Graziani, che però deve aggirare un avversario e quindi perde il momento buono. Riconquista la palla Antognoni, Benetti, Causio, non riesce il dribbling in perforazione di Causio, è stato fermato. Vitila, Vaitinen, lotta fra Mozzini e Suonen, una lotta che era soltanto di forza. L'arbitro la arresta, ordina il break e comanda il calcio di punizione in favore della squadra azzurra, che ha battuto Facchetti. La palla è fermata però da Jantunen. Accorre Facchetti sul lancio verso Suonen e Facchetti riesce a servire Zoff con le mani verso Benetti. L'apertura di Bettega verso Gentile non riesce, aveva intuito e fermato Vitila. Viene in avanti Jantunen, fallo di Antognoni. Fallo di Antognoni su Jantunen, calcio di punizione per i finlandesi.
l'ha battuto a Schivi con una palla che raggiunge Zoff, che sta per essere tradito dal rimbalzo e deve rimediare tuffandosi coraggiosamente su Patelainen. In scivolata Vaitinen, che controlla bene Graziani, mette il palo laterale. Abbiamo corso un paio di rischi in difesa. Graziani va in dribbling, Benetti. L'apertura di Benetti che cambia gioco favorisce però il disimpegno di Vitila. Il gioco non è stato ancora ripreso, deve rimettere in gioco Gentile, ma dalla posizione esatta dove è uscita la palla, non da dove aveva rimessa in gioco Antonioni. Ecco che riprende il gioco Gentile, Zaccarelli, Gentile. Spiove il cross di Gentile, tiro al volo di Causio, deviazione di Mäkinen in calcio d'angolo sul tiro al volo di Causio che sembrava nello specchio della porta. Ne viene fuori il nono tiro dalla bandierina in nostro favore, sta per scadere il primo tempo, l'ha battuto Causio ed è ancora un calcio d'angolo per evitare l'inserimento di Tardelli. Ha deviato in calcio d'angolo Vaitinen, è il decimo calcio d'angolo in favore della squadra azzurra. Antonioni basso, corto il tiro di Antonioni ancora una volta, fallo laterale per noi sul disimpegno di Jan Tunen. Rimessa in gioco di Gentile a Benetti, alza la palla Benetti, colpo di testa di Causio, Graziani, tiro, gol di Graziani, terzo gol per le azzurre, Graziani al 45esimo. Palla buona per Graziani, gliela procura Causio con questo colpo di testa all'indietro, un colpo di nuca. Graziani ha la palla buona sul destro, non perde l'occasione, gran tiro, imparabile, all'angolo lontano, gol di Graziani al 45esimo minuto. Protestano i finlandesi mostrando all'arbitro il cronometro elettronico che sta sul tabellone e che segna effettivamente il 46esimo minuto, adesso anche 46 e 20, ma l'arbitro ha inteso recuperare il tempo perduto in occasione dell'incidente a Bettega e a Zaccarelli. Ecco la fine del primo tempo, il primo tempo termina con il punteggio di 3-0 per noi. Secondo tempo, 3-0 per l'Italia. Vi ricordiamo, ha segnato Bettega due volte, al 29esimo e 39esimo, e poi Graziani al 45esimo. È da notare che tutti e tre i passaggi gol a Bettega due volte e a Graziani sono stati effettuati da Causio. Con Gentile Antonioni andiamo ancora in avanti, deviato il passaggio di Antonioni ma riprende Benetti, fermato da Eiskanen e anche Benetti, ma Benetti recupera in tempo per mantenere il possesso della palla. Lungo servizio per Antonioni in fuorigioco. Battuta la punizione per il fuorigioco di Antonioni. Il colpo di testa di Zaccarelli rinvia il lancio del portiere, poi Bettega, serve Gentile che scatta ma la palla è calibrata troppo lunga, non riesce a mantenerla in campo. Per la rimessa in gioco vediamo impegnato Vaitinen. Vediamo, Vaitinen è entrato in campo dopo un paio di minuti per sostituire Suomalainen e ha preso il controllo di Graziani.
Vediamo un affondo tentato da Toivola, fermato da Causio. Perde la palla Causio, la riconquista, la riperde. Va via di forza a Schivi. Apertura poi verso Suhonen, il cui cross è messo fuori area da Tardelli. Arriva al tiro Vitila da una ventina di metri e la palla è alta sulla nostra traversa. Il tiro di Vitila è al secondo minuto del secondo tempo. L'Italia conduce per 3-0. Nervoso, concitato il nostro gioco, è andato poi crescendo dopo il primo gol ed è migliorato ancora dopo il secondo. Terzo gol, ripetiamo, è venuto nel recupero del primo tempo. Zaccarelli, lancio ancora di Gentile a Zaccarelli. Arriva il libero Mäkinen a neutralizzare Zaccarelli, offrendo ancora questo pallone al portiere Enkelman. Notiamo che i finlandesi non fanno proprio letteralmente niente in questa partita. Riconquista un bel pallone Benetti, ma fra i due, cioè fra Benetti e Vitila, si è inserito Mäkinen. Poi ecco il lancio di Ranta, lunghissimo, anche troppo lungo per Patelainen, malgrado il suo scatto. Rimessa in gioco della nostra difesa. Facchetti, Gentile. Serie di finte di Gentile. Antognoni. Causio, Antognoni, Causio, Tardelli, ha perso un po' l'equilibrio Tardelli, ma era in condizione di effettuare di nuovo il cross quando Ranta, intervenuto in recupero, glielo ha impedito. Ed è l'undicesimo calcio d'angolo in nostro favore, il primo del secondo tempo. 10-1 il conto dei corner nel primo tempo. Ha tentato il colpo di testa Causio, non riuscendo che a sfiorare la palla e forse mettendo fuori causa Bettega, che era sbucato alle sue spalle. Dopo Iskanen, ecco in azione Patelainen, adesso Toivola. La parata di Zoff sul tiro fortissimo di Toivola con i piedi e poi il disimpegno da parte di Mozzini. Adesso il pericolo è quello di rallentare la nostra azione e di far capire ai finlandesi che possono tentare qualche cosa di più. Ecco che viene in avanti Väinänen, adesso Ranta. Spiove in area il tiro di Ranta, poi tenta dalla parte opposta il tiro Jantunen. Ricordiamo, è l'unico professionista in questo momento della squadra finlandese. La palla è colpita bene di pieno collo, ma passa alta sulla nostra traversa. È un po' una strigliata quella che vediamo fare da Beardsott ai nostri giocatori, che hanno iniziato il secondo tempo con un po' di pericolosa sufficienza. Il lancio di Facchetti a Bettega nel tentativo di mettere la palla al portiere Vitila causa il dodicesimo calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina di Causio, respinto per Antognoni, ancora il pallone per Antognoni, questa volta tutti i nostri retrocedevano per evitare
il fuorigioco nel quale peraltro era caduto Antognoni. Era caduto Graziani. Battuta la punizione, viene in avanti con un lunghissimo lancio Ranta. Retrocede Zaccarelli, che mette fuori causa con un paio di finte Jantunen e consente alla palla di terminare oltre il fondo. Benetti sembrava avesse perduto una palla, Benetti l'ha conservata, Antognoni lancia Gentile. Chiamato in avanti Tardelli, Antognoni, Tardelli ancora, tiro di Antognoni sul fondo. Tardelli era stato ad appoggiare indietro la palla ad Antognoni per un tiro un 5 metri fuori area, il tiro di Antognoni è sul fondo. Ferma Benetti il lancio che intendeva servire Suonen. Bettega sul disimpegno di Benetti. Bettega, fuori gioco di Graziani, sì, nettissimo fuori gioco di Graziani, rilevato, ad ogni modo il portiere era uscito, Graziani lo aveva saltato, calcio di punizione per il fuori gioco di Graziani. Il lancio è di Aschivi, fermato di testa da Causio, poi Benetti ancora a Causio, Antognoni, Causio, lancio di Causio per Graziani che scatta bene, ma controllato da Vitila non riesce a raccogliere il suggerimento di Causio. Volta Causio mette in azione Gentile che fa proseguire Bettega sulla sinistra, al centro dell'area c'è Graziani, Bettega serve indietro Zaccarelli che non riesce a tirare per l'intervento in scivolata di Vitila. Bettega voleva fare un cross alto, sembrava, verso Graziani, invece è scivolato e ha finito per servire Zaccarelli che stava per tirare. Zaccarelli glielo ha impedito il difensore finlandese. Eiskanen, Mozzini impedisce a Suonen di proseguire, disimpegno su Tardelli, Benetti, malinteso fra Antognoni e Zaccarelli, rimedia Zaccarelli con un intervento in scivolata, palla per Antognoni, è libero sulla sinistra Gentile, era in fuorigioco. Ranta, esce Facchetti, impedisce di chiudere il triangolo con Eiskanen, Causio è caricato, Causio, ma riesce a mantenere il possesso della palla, servizio in aria per Bettega, palo, anticipo di Bettega al portiere, la palla ha colpito il palo, Causio, ancora un cross, deviazione in tuffo di Vitila, riprende la palla Graziani, servizio per Gentile, Antognoni, tiro di Antognoni alto, sul cross di Causio, Bettega ha ripetuto il bel tuffo in avanti che aveva fruttato il primo gol, questa volta ha colpito il palo. Malinteso finlandese,
a metà campo, regalato agli azzurri un faro laterale per questa rimessa in gioco che sta per effettuare Mozzini. Verso Tardelli, spinta alle spalle di Tardelli da parte di Toivola, calcio di punizione per l'Italia. Causio, Tardelli, Causio. Era uscito a vuoto il portiere, è stato salvato da McKinnon in calcio d'angolo. Bel tiro al volo di Tardelli, respinto dal mucchio dei difensori finlandesi. Da un'azione confusa a centrocampo nasce questa puntata finlandese, libero sulla destra Jantunen. Riesce a effettuare un cross Jantunen, la palla proprio sul palo è controllata da Zoff. Facchetti, Zaccarelli, Gentile. Altro passaggio indietro imprendibile per il portiere Enkelman ed è il 14° calcio d'angolo in nostro favore. Avevano rallentato un po' il gioco i nostri giocatori, i finlandesi hanno approfittato per qualche puntata. Adesso sembra che i nostri tornino all'attacco, ha respinto il portiere Enkelman il calcio d'angolo che era stato battuto da Gentile. Suonen chiama l'azione in lontano. Jantunen, Vaitinen, ancora Jantunen. Suonen, Toivola, Vaitinen. Riconquista la palla Graziani per l'errore dell'avversario. Zaccarelli, Benetti, Bettega. Apertura per Causio, cross di Causio a Benetti, Bettega, Bettega, bellissimo, bellissimo Bettega, ha controllato un pallone alla perfezione in area di rigore e l'ha deposto letteralmente alle spalle di Enkelman. Ecco, rivediamo, il servizio di Causio è finto al centro dell'area, invece è servito a Benetti, di testa Benetti a Bettega, guardate, alza la palla. Si libera prima di un avversario, poi del secondo e poi trafigge il portiere. Terzo gol di Bettega, segnato al 14° minuto del secondo tempo, quarto gol per la squadra italiana. È il più bello dei gol, ricordiamo il bel tuffo in avanti di Bettega che ha sbloccato il risultato, ma ricordiamo anche questo palleggio in uno spazio ristretto da parte del nostro giocatore che l'ha portato a saltare in pochi metri quadrati, prima Vitila e poi Mäkinen e poi naturalmente a trafiggere il portiere con un appoggio. Deviazione di Facchetti, poi esce in gioco pericoloso Tardelli, ma evita un tiro di Patelainen e causa un calcio di punizione indiretto. I finlandesi si apprestano ad un'altra sostituzione. Vediamo il calcio di punizione in area, calcio di punizione indiretto, inquadratura per Eikkinen che si prepara ad entrare.
ribattuto da Graziani il tentativo di tiro di Häkkinen. Poi ancora un rilancio in difesa, adesso c'è Causio, finta di Causio, palla sul fondo. Richiamano Heiskanen, i finlandesi. E fanno entrare Häkkinen. Ecco il cambio, Heiskanen esce. Häkkinen, numero 13. La seconda sostituzione. E riprende la partita sul 4-0 per noi, è il 18° minuto del secondo tempo. Graziani, Gentile, Graziani, bello il triangolo con Gentile, cross di Gentile, colpo di testa di Bettega ancora, e sono 5 con 4 gol di Bettega. 18° minuto, 5-0 per noi, 4 gol di Bettega. Ecco Gentile dopo il triangolo con Graziani, palla al centro, pennellata ancora, salto di Bettega che ha alle sue spalle Causio, e quinto pallone nella rete finlandese. 4 gol di Bettega e uno di Graziani. Sulla rimessa in gioco dal centrocampo i finlandesi mandano direttamente la palla oltre la linea di fondo. Benetti, Mozzini, Gentile, Graziani, il passaggio indietro a Benetti è troppo forte, riprende la palla il nuovo entrato Häkkinen, gliela tolta Graziani, resiste ancora Benetti, attacco di Graziani, Benetti cambia gioco per l'arrivo di Causio mentre c'è un finlandese a terra, non riesce questa volta il dribbling di Causio, aveva commesso fallo Causio prima di riceverne uno di ritorno da parte di Toivola. Era rimasto a terra Suonen che ora riprende il gioco, si era scontrato con Benetti. Calcio di punizione in favore dei finlandesi dalla parte della loro area di rigore per il fallo subito da Ranta ad opera di Causio. Vitila chiama in avanti Väitänen, esce bene Tardelli, Graziani, sulla destra c'è Zaccarelli, Graziani serve Tardelli, malinteso con Zaccarelli, ma la palla rimane ai nostri, Graziani conclude di sinistro, Graziani sfiorando il palo. Vitila a Patelainen, Zaccarelli riconquista la palla e servizio di Causio ad Antognoni, la palla carambola sul piede di Antognoni e viene restituita involontariamente ai finlandesi.
Zaccarelli ancora una volta riconquista un pallone, il rinvio della nostra difesa è corto, la palla rimane ai finlandesi. Esce Benetti però, il secondo intervento di Benetti non riesce. Palla ancora a Jantunen, ancora Benetti, e accorciano le distanze i finlandesi con un tiro di Vitila. Dopo un'azione confusa al limite dell'area, eccolo il tiro che ha battuto Zoff, è stato scoccato da Aschivi. Aschivi al 22esimo minuto, ora il punteggio è di 5-1. Zaccarelli, Graziani, non riesce a tirare Graziani, stretto fra stopper e libero. Rivengono avanti i finlandesi con Ranta, il lancio è per Suonen, Tardelli, il disimpegno Benetti, Zaccarelli, Gentile, Bettega, fermato il lancio davanti di Bettega ma riprende Graziani, Zaccarelli e Benetti, Antonioni, Benetti, tiro di Benetti ribattuto con il corpo dal portiere, poi riprende ancora Benetti e manda sul fondo. Gesto di stizza di Benetti, si era presentato solo davanti al portiere, non ha mirato di precisione, ha tirato di forza e con il corpo Enkelman è riuscito a ribattergli il tiro. Siamo giunti al 25esimo minuto del secondo tempo, 5-1 per la squadra italiana. Sulla destra Jantunen, raggiunto da un lungo passaggio di Aschivi, sul suo cross Tardelli deve intervenire d'anticipo e mandare in calcio d'angolo per evitare il colpo di testa di Patelainen. È il secondo calcio d'angolo che battono i finlandesi, il primo della ripresa, gli azzurri ne hanno battuti fino a questo momento 14. Ha liberato Antonioni, poi Tardelli, ma questa volta entra in gioco pericoloso Vaitinen. Calcio di punizione è in nostro favore. Gentile, Bettega, Zaccarelli, Bettega, Graziani, controllato da Vaitinen, non riesce a trovare lo spazio per il tiro Graziani. Recuperano tutti la posizione i nostri giocatori, ad eccezione di Bettega e Graziani, sono tutti nella metà campo. La sorpresa del gol dei finlandesi ci ha naturalmente lasciato un po' di amaro in bocca. Rinvio di Gentile, ma vedete la palla è ripresa ancora da Mäkinen con questo lungo servizio. Il passaggio al centro era di Vitila ed ecco che Graziani riesce a imbastire un contropiede, sulla destra va via Antonioni, ecco il servizio per Antonioni. Antonioni intendeva servire Graziani con una deviazione di testa di Vitila, c'è il 15esimo calcio d'angolo per noi solamente.
Peccato, era un'azione propizia questa, eravamo in vantaggio, eravamo 3 contro 2 all'inizio del contropiede. Il tiro dalla bandierina di Causio ha allontanato Vaitinen. Causio, Zaccarelli, ancora Zaccarelli, ed è il sesto gol. Questa volta è stato Zaccarelli a ripetere l'azione di Aschivi, che aveva fruttato il gol ai finlandesi, cioè un palleggio, un dribbling magari non nitido ma insistito, pieno di volontà. Ecco, vedete che Zaccarelli tenta prima di perforare sulla sinistra, poi siccome ha davanti Vitila torna sui suoi passi, retrocede Jantunen, gli toglie la palla, se la allunga di poco ma rimane a Zaccarelli, e allora Zaccarelli non impegna un altro dribbling ma di sinistro manda la palla in fondo alla rete. È il 28esimo minuto, con Zaccarelli siamo sul 6-1. Ripetiamo, 4 gol di Bettega, 1 di Graziani, 1 di Zaccarelli. 6-1 a 17 minuti dalla fine. Stava bloccando Zoff, è intervenuto irregolarmente su di lui Patelainen, fischio dell'arbitro, punizione battuta. Causio in posizione di sinistra, ecco il pallone per Graziani, aggancia Bettega, ma era in fuorigioco, fermato il gioco. Ad ogni modo pensiamo che Bettega non poteva più controllare il pallone che aveva agganciato, è stato ad ogni modo fermato per fuorigioco. Il lancio era ancora una volta di Causio, e Vitila che va sulla destra, Facchetti esce dalla nostra area, gli va incontro, cross di Vitila, colpo di testa di Patelainen indietro, rinvio di Gentile, passaggio indietro ancora a Patelainen e parata di Zoff sul tiro del capitano alla sinistra dei finlandesi. Azioni piuttosto confuse, terminate con il tiro di Patelainen. Battuti dal gol di Aschivi al 22esimo minuto, gli azzurri hanno risegnato con Zaccarelli e hanno riportato ancora il vantaggio di gol a 5. Punteggio è 6-1 a un quarto d'ora esatto dalla fine. Gentile a Graziani, ma aggancia e mette in fallo laterale Jantunen. Gentile allora serve Graziani, questa volta con le mani, aggancia Graziani. Servizio ancora per Gentile, ecco il cross di Gentile, non riesce il tiro di Bettega, gli ha deviato la palla il lungo Vaitinen, ma l'azione dei nostri prosegue con Zaccarelli, nuovo cross di Zaccarelli in area, esce il portiere, l'anticipo su Graziani e rinvia. Aschivi era il giocatore che ha segnato il gol finlandese, ha servito sulla destra Jantunen, il quale tenta addirittura un tiro, la palla è alta ma Zoff, con tutto che sia fuori, la controlla. Tardelli, Facchetti, Facchetti a Gentile, tarda a prendere il via questa azione azzurra. Speriamo che non si fermino gli azzurri, non per la preoccupazione diretta del punteggio che è già netto in nostro favore, ma perché i finlandesi potrebbero andare ad occupare il vuoto di gioco lasciato dai nostri giocatori. Causio, era riuscito il tunnel di Causio anche nei confronti di Ranta,
è stato messo giù da Ranta e c'è il calcio di punizione in favore della squadra italiana. Causio, ecco il cross ancora di Causio, ha colpito di testa in un primo tempo Bettega, poi la palla è carambolata prima su Graziani e poi su Gentile che se l'è vista deviare a pochi metri e non l'ha potuta controllare, l'ha messa sul fondo. È andato a vuoto l'intervento di Gentile. Jantunen, Vitila, una rovesciata tentata da Patelainen e ancora per Causio con servizio a Benetti. Zaccarelli, Causio, Zaccarelli, Benetti, Graziani, Benetti, Graziani, si alza campanile, il cross di Graziani verso Bettega, Antognoni, il passaggio indietro è stato di Ranta al portiere. 11 minuti alla fine, il nostro punteggio è di 6-1, possiamo ritenerci soddisfatti, ma bisogna stare attenti in queste partite così importanti a non lasciare spazio agli avversari che si sono dimostrati sì modesti, ma abbiamo anche visto che nell'occasione che gli si è presentata sono andati in gol. Mozzini ha tolto bene la palla a Suonen e riparte Graziani, Bettega, Benetti, anche Facchetti questa volta si porta in attacco, è la prima volta che il nostro libero lo fa, non gli hanno servito la palla, allora Graziani mentre Facchetti ritorna e viene in avanti adesso Gentile, Causio, Tardelli, Causio, fermato ancora una volta da Ranta, questa volta l'arbitro non ha ritenuto di intervenire. Attaccano da questa parte dove sono piuttosto insidiosi i finlandesi, cioè nel nostro schieramento sinistro. In scivolata Benetti impedisce il cross di Jantunen, rimessa in gioco per i finlandesi ancora con Jantunen. Vitila, Toivola, ribatte Antognoni il tiro di Toivola, poi allontana Facchetti e avanza Graziani. Graziani in lotta con il difensore, arriva Facchetti leggermente in ritardo e non riesce a continuare l'azione del nostro centravanti che era il solo in questo momento nella metà campo avversaria. È partito da lontano Facchetti per andarla ad aiutare. Perduta l'azione azzurra, ecco Vitila servito in area verso Suonen che non si aspettava il passaggio, libera Mozzini, Bettega, Zaccarelli, Antognoni, apertura molto bella ad effetto di Antognoni per Tardelli. Tardelli tenta di stringere al centro, Ranta casualmente gli tocca la palla che termina in corner e sono 16 i tiri dalla bandierina contro 2 in favore degli azzurri, il punteggio è 6-1. Siamo al 36esimo minuto del secondo tempo. Un bellissimo ancora colpo di testa di Bettega in bella elevazione con palla non lontana dai pali della porta finlandese. Lunga azione di Aschivi condotta poi da Toivola,
e il tiro tentato da notevole distanza da Jantunen. Reclamano un calcio d'angolo i finlandesi, l'arbitro non l'ha visto e la palla è sul fondo. Fallo di Benetti, che ha fatto scudo con il corpo all'eventuale intervento di Toivola. Gioco fermo e calcio di punizione in favore dei finlandesi. Va fuori il tentativo finlandese, il lancio era di Ranta. Antonioni, Bettega, Graziani e Zaccarelli, ripartono i nostri con questo lancio ancora a Bettega, interrotto da Aschivi. Causio retrocede e va a chiudere il tentativo di dialogo fra Eikinen e Patelainen. La palla però è per Jantunen. Colpo di testa di Gentile, contropiede iniziato da Benetti. C'è solo Graziani in avanti, Benetti aspetta un po'. Corrono avanti un po' tutti, adesso Gentile e Tardelli. Benetti. Non abbandonano troppo il posto i nostri difensori. Causio. Gentile, Causio, Bettega, fermato ma il rinvio è controllato da Tardelli, gioco pericoloso di Tardelli, calcio di punizione per i finlandesi. Toivola, Vitila, cambiato il gioco, tocca Vaitinen e sulla sinistra c'è il libero Ranta, cerca spazio Ranta, il suo cross è colpito di testa da Vitila, poi per caso da Gentile e allontana Facchetti. Cerca l'azione personale Facchetti sulla sinistra, è stato fermato da Vaitinen e poi prima Toivola e poi Jantunen si riportano in avanti. C'è un malinteso poi con Suonen e accorre Gentile soltanto in tempo per mantenere la palla in campo. Mancano 5 minuti alla fine. Gli azzurri si concedono un po' di respiro. Bettega. Di testa a Benetti. 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 Di forza lo ha controllato Toivola e gli ha impedito il tiro. Antonioni ha controllato un bel pallone, poi lo ha scambiato con Facchetti, con Graziani adesso. Graziani chiama in avanti Gentile. Puntata di Gentile, che va a terra ma mantiene la palla, poi c'è un altro intervento, il suo difensore Jantunen era in questo momento. La rimessa in gioco è azzurra, 4 minuti alla fine. Causio, ancora un pallone al centro da parte di Causio. Vaitinen è riuscito a rinviare. Va a raggiungere Ranta, il lungo passaggio di Vitila. Subentra nell'azione Suonen. Il lancio è per Ranta. Non se n'era accorto Bettega, questa volta in posizione difensiva. È andato Facchetti a rinviare. Bettega mette in azione Benetti. Antonioni. Graziani. Antonioni.
Riconquista la palla Graziani. È stata una gara di generosità, indipendentemente dal rendimento, quella dei nostri giocatori. Jantunen in area di rigore, sfiora la palla Patelainen e la manda sul fondo. Benetti e Causio, ancora a Benetti, ancora Causio, ancora Benetti e ancora Causio. Il traversone di Causio era piuttosto basso, è stato tenuto da Eikonen, Mäkinen, che poi lo porta lontano dalla propria area di rigore verso Ranta. Vaitinen a Schivi, suo colpo di testa, la respinta è di Mozzini e Causio e Graziani galoppano sulla destra. Causio, è in fuorigioco Graziani, ecco infatti Causio ha aspettato a servire Graziani perché era terminato in fuorigioco, ma quando lo ha fatto non poteva evitare l'intervento dell'arbitro. Il tiro da lontano è tentato da Schivi, è stato respinto da Facchetti. Ecco ancora Schivi e Eikkonen, Vitila, Toivola, Ranta, dopo numerosi palleggi è Ranta che si prende la responsabilità del tiro e manda la palla molto alta sulla traversa. Benetti, Gentile, 20 secondi alla fine, Zaccarelli, Gentile, Antognoni, Tardelli, Bettega, scambio con Causio, Bettega riconquista la palla. Tardelli, Causio, Tardelli, tenta il cross Tardelli per favorire un colpo di testa o di Benetti o di Graziani, respinge la difesa e la partita finisce. La partita finisce con un 6-1 per la squadra italiana, con 4 gol di Bettega, 1 di Graziani e 1 di Zaccarelli, 3-0 nel primo tempo. La squadra azzurra ha segnato 3 gol per tempo con il solo intermezzo del gol finlandese nella ripresa di Alschivi. Ed ora, mentre i giocatori lasciano il campo, io cedo la linea a Beppe Viola che è con una telecamera all'ingresso degli spogliatoi. A te Viola. Ecco, gentili telespettatori, i giocatori stanno rientrando negli spogliatoi. Evidentemente festa grossa per gli azzurri, una giornata molto importante, vero Giacinto? Sì, praticamente direi che siamo quasi in Argentina. Ecco, Barone Causio, festeggiatissimo, come è andata? Mi sembra meglio di così. Benissimo, non bene, benissimo è andata. Quindi, dimenticate tutte le polemiche. Io non avevo mai fatto polemiche, quindi questo qui è meno il campo. Grazie. Cerco Graziani, eccolo, allora, dimmi qualcosa. In sostanza è andata abbastanza bene, abbiamo vinto, abbiamo fatto anche un bel risultato come coccienteri, per cui io penso che tutto sommato bisogna essere soddisfatti. Siamo in Argentina? Ma a questo punto un passo già ce l'abbiamo, ma bisogna metterci il resto. Va bene, grazie Francesco. Cerco
Romeo Benetti, anche oggi tra i più combattivi in campo, è andata benissimo mi pare, no? Ma il risultato si commenta da solo, direi. Adesso, al di là di questa partita proprio che ci auguravamo andasse bene, ma per come è finita la partita è stata senz'altro una cosa bellissima. Ecco, ecco, io direi che Enzo Berzot va ricordato oggi perché ha dato un contributo notevole alla costruzione di questa squadra. Ma io ho avuto modo anche in questi giorni di esprimere il mio punto di vista in merito. Io credo che Berzot sia l'artefice, al di là di noi giocatori, Bettega in testa, per il